Buongiorno, buonasera a tutti. Benvenuti a questo evento organizzato da ISNAF Fulbright. Mi presento, sono Elena Orlando, professore associato all'Università di Trieste nel campo dell'astrofisica. Come board member dell'ISNAF e responsabile dello Young ISNAF, sono felice di introdurvi a questo webinar. ISNAF è l'acronimo di Italian Scientists and Scholars in North America Foundation. Come dice la parola, è una fondazione non profit di ricercatori italiani in America del Nord. Al momento è formata da più di 3.000 membri, è appoggiata dall'ambasciata italiana. Tra le missioni dell'ISNAF c'è quella di facilitare i rapporti di ricerca e di scambio tra istituti e università in Italia e nel Nord America, creare un network e un supporto per chi è già in Nord America e anche per chi arriva, e anche aiutare nella internazionalizzazione dell'università e degli istituti di ricerca italiani. E in particolare lo Young ISNAF è un network rivolto ai giovani ricercatori, sia in Nord America che in Italia, e promuove opportunità di carriera. Una di queste è proprio l'organizzazione di webinar come questo di oggi. Ci sono diverse attività associate allo Young ISNAF, tra queste c'è il programma di mentoring rivolto a studenti di laurea e dottorandi in Italia, e che sono interessate ad iniziare o continuare la loro carriera accademica nel Nord America. La call si apre una volta l'anno, in settembre. I candidati selezionati vengono affiancati da un mentor che fa, i mentors fanno ricerca in istituti, del Nord America. Per le varie attività dell'ISNAF e in particolare dello Young ISNAF, vi invito a consultare la nostra pagina web isnaf.org e a seguire i nostri social. L'agenda del webinar di oggi prevede un primo intervento dall'Executive Director di US Italy Fulbright Commission, seguito da un panel con interventi di alcuni Fulbright alunni che condivideranno la loro esperienza, e il panel verrà moderato dal professor Luigi Pistaferri. Professor Luigi Pistaferri insegna Economics all'Università di Stanford, ha studiato a Napoli, alla Bocconi, e di Milano, ha poi conseguito un PhD in Economics presso la University College di London. Si occupa di economia del lavoro e di economia delle scelte di consumo e risparmio delle famiglie. E ora passo la parola a Luigi, che vi introdurrà i nostri speakers di oggi. Ok, grazie Elena per la presentazione. Allora, faremo un panel di 5 persone. Paola Sartori, la dottoressa Paola Sartori, l'Executive Director della US Italy Fulbright Commission. Presenterò prima lei e poi dopo la sua presentazione la dottoressa Sartori farà un'introduzione della Fulbright con delle slides e poi dopo faremo una chiacchierata con quattro borsisti della Fulbright che ci racconteranno la loro esperienza. Comincio con la dottoressa Sartorio, che ha 20 anni, più di 20 anni di esperienza nel settore dell'istruzione a livello internazionale, nella cooperazione accademica e nello sviluppo. È Executive Director della Fulbright dal 2013. La Fulbright è un'organizzazione governativa bilaterale che promuove gli scambi accademici tra l'Italia e gli Stati Uniti. E sotto la sua guida la Commissione ha sviluppato accordi di partnership tra istituzioni pubbliche e istituzioni private e ha lanciato una serie di programmi innovativi in questo campo. Prima del suo ruolo come Executive Director della Fulbright, la dottoressa Sartorio ha fatto parte del team che ha guidato un'ondata di riforme dell'Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite. La dottoressa Sartorio, la ringraziamo per aver partecipato al nostro webinar Le do la parola per una presentazione sulla Fulbright. Ci saranno delle slides che verranno gestite dal nostro tecnico Giuseppe. Grazie.
Grazie, innanzitutto ringrazio l'ISNAF e voi, professor Orlando e professor Pistaferri in modo particolare, per avermi invitato e per averci dato la possibilità oggi di raccontare un po' il programma Fulbright e come il programma Fulbright, diciamo, quali sono i punti in comune con l'ISNAF. Appunto, io ho una presentazione io non la vedo in questo momento. Ecco. Allora, possiamo andare già alla prima slide. Giusto per dare un po' un'idea del programma, il programma è stato creato nel 1946 negli Stati Uniti, ma sin dal 1948 è presente in Italia, quindi quest'anno sono 75 anni di programma Fulbright in Italia. È un programma, come ha menzionato il professore, è un programma governativo gestito dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in Italia. Promuoviamo scambi culturali tra Italia e Stati Uniti attraverso, diciamo, principalmente borse di studio, ma forniamo anche un servizio di informazioni del tutto gratuito sulle opportunità di studio, diciamo, negli Stati Uniti e anche in Italia, e attività culturali di vario genere. Io ho incluso i nostri numeri di borse di studio per dare l'idea del fatto che noi diamo circa tra le 100 e le 110 borse di studio l'anno, ma qui io sto parlando complessivamente, quindi sia cittadini italiani che vanno negli Stati Uniti che americani che vengono in Italia. Naturalmente, tutta la mia presentazione adesso si concentrerà sulle opportunità per cittadini italiani. Però per dare un'idea generale, questo è il numeri. Sì, no, grazie alla seconda slide. Allora, volevo fare così una piccola introduzione, diciamo, ai nostri programmi in senso generale, cioè che vale un po' per tutti. Noi promuoviamo scambi culturali che passano attraverso lo studio e la ricerca negli Stati Uniti. Quindi è molto importante ricordare, quando si fa domanda al programma Fulbright, che per noi la nostra priorità è lo scambio culturale e la ricerca è lo strumento attraverso cui conseguire, arrivare a promuovere gli scambi culturali. È molto importante quindi un ruolo di diciamo ambasciatore culturale del borsista che non va solamente a titolo personale, ma rappresenta il suo paese, rappresenta l'istituzione accademica da cui arriva. E quindi anche poi, a seguito della borsa di studio, noi promuoviamo molto il concetto di giving back. Adesso io oggi non mi soffermerò troppo però su questo, però i nostri borsisti, una volta terminato il loro percorso, rimangono molto attivi nel sostenere le nostre attività. Infatti, ad esempio, oggi noi abbiamo dei borsisti che, per esempio, hanno dato la loro disponibilità a raccontare il loro periodo di borsa di studio. Le borse di studio Fulbright sono delle borse per chi è interessato a andare negli Stati Uniti per motivi o di studio o di ricerca sul breve o, in rari casi, medio periodo, ma mai sul lungo periodo. Infatti, le nostre borse di studio ricevono un tipo di visto che porta la cosiddetta regola dei 2 anni, cioè l'obbligo di rientrare in Italia per almeno 2 anni prima di poter rientrare negli Stati Uniti con un visto. Naturalmente in questi 2 anni come turisti ci si può recare negli Stati Uniti, ma non si può fare domanda per un nuovo visto né un rinnovo. I benefit sono quelli di fare parte di una comunità scientifica,
diciamo, di molto stimolante e peraltro composta non solo da cittadini italiani ma anche dagli americani che vengono in Italia e i borsisti di altri paesi. Noi diamo un contributo alle spese di viaggio, tra l'altro, diamo anche una copertura sanitaria e l'esenzione del pagamento della tassa consolare. La prossima slide, per favore. I requisiti generali di partecipazione sono naturalmente la cittadinanza italiana, sono esclusi coloro i quali dovessero avere un passaporto americano, almeno un titolo di studio rilasciato da un'università, istituzione accademica italiana. Non avere conseguito altri titoli accademici negli Stati Uniti, e poi questo, diciamo, è un criterio più che altro di tipo generale, cioè non è possibile avere borse di studio, diciamo, di ricerca, ma non con componenti cliniche. Quindi se tra di voi c'è qualcuno che è in medicina, in veterinaria, eccetera, si può assolutamente fare ricerca con la borsa Fulbright, ma non si può, diciamo, operare, a gestire pazienti, avere rapporti diretti con i pazienti. Poi rapidamente qualche criterio più specifico per coloro i quali pensano di svolgere un dottorato di ricerca interamente negli Stati Uniti. Devono avere presentato a domanda di ammissione presso un certo numero di università americane, mentre per i bandi di ricerca il ricercatore, che poi noi lo definiamo di ricercatore in quanto quella è la sua attività, ma vedremo che si arriva anche a includere professori associati, comunque il ricercatore deve avere un'affiliazione, quindi stare lavorando o presso istituzione italiana o europea. Nel caso di coloro che vogliono fare ricerca ai fini della propria tesi di dottorato, devono dimostrare l'iscrizione a un programma di dottorato in Italia. La prossima. Adesso mi soffermo un po' di più sulle varie tipologie di borse. Anche qui farò una carrellata veloce perché non voglio togliere tempo alle domande e poi in seguito ai borsisti che racconteranno la loro esperienza. Però queste slide io le lascerò all'ISNAF, sono a vostra disposizione e in ogni caso sono sempre a disposizione per essere contattata in via diretta. La borsa di studio per coloro che vogliono fare un intero percorso di dottorato negli Stati Uniti, noi finanziamo solamente il primo anno, ma questo perché sappiamo per esperienza che a partire dal secondo anno in poi i nostri borsisti riescono a ottenere o dei tuition waiver dalle università americane o a insegnare facendo da teaching assistants. Insomma, diciamo che sappiamo che il denaro, cioè necessario, serve principalmente per il primo anno e la quota è di $50,000. In taluni casi in cui il borsista dovesse affrontare dei costi superiori a $50,000, abbiamo un accordo con il gruppo Zegna che integra, è disposto ad integrare la differenza tra i nostri $50,000 e la cifra totale necessaria per svolgere il primo anno. Tutto quello che ho detto è vero anche per coloro che negli Stati Uniti vorrebbero fare un master. Oggi mi sono concentrato un po' meno perché mi sembra di capire che il nostro pubblico è più orientato alla ricerca, ma ciò che ho descritto vale anche per i master. L'altra slide, per favore. Per quanto riguarda invece le borse di ricerca vera e propria, sono borse in tutte le discipline, come dicevo all'inizio, anche per l'area di medicina, veterinaria, eccetera, ed è aperta
come accennavo prima, a professori associati, ricercatori sia a tempo determinato che indeterminato, assegnisti di ricerca, docenti a contratto, cioè l'intera sfera accademica post doc, e anche a degli studiosi indipendenti che però tipicamente sono degli artisti. Abbiamo avuto, per esempio, cito solo a titolo di esempio, dei fotografi. Poi volevo segnalare una borsa di studio che viene assegnata proprio per un motivo specifico, che è presso l'ICSI, che è questo istituto di International Computer Science affiliato all'Università di Berkeley in California, e che è riservato a coloro che svolgono ricerca in ambito di computer science per svolgere un semestre negli Stati Uniti. La prossima slide. Queste sono anche delle borse come l'ICSI, cioè che hanno un campo di studio predeterminato. In un caso abbiamo ingegneria presso la Florida Polytechnic University e education a Georgetown a Washington. Una cosa che volevo segnalare è in questo momento i nostri bandi sono chiusi, ma il prossimo ciclo sta per aprire. Diciamo che tra luglio e agosto pubblicheremo tutti i nostri nuovi bandi per il prossimo anno accademico, che sarà il 24-25, perché per il 23-24 è imminente e ormai tutte le borse sono state assegnate. Online trovate i nostri vecchi bandi, noi li lasciamo appositamente perché i bandi di anno in anno hanno caratteristiche simili, naturalmente vi sono cambiamenti, ma in linea di massima hanno caratteristiche simili, e quindi potete cominciare a leggerli e un po' orientarvi su tutti i nostri requisiti. Ok, allora, poi volevo citare invece le borse di studio per coloro che in America, cioè per coloro che in Italia stanno svolgendo un dottorato di ricerca e vogliono trascorrere un periodo di ricerca negli Stati Uniti. La borsa è di 6 mesi, l'importo varia a seconda se il borsista in Italia ha il dottorato con borsa o senza borsa. Borsa intendo di dottorato, quindi l'importo è più alto qualora il borsista stia facendo in Italia un dottorato di ricerca senza la cosiddetta borsa. Anche qui tutti i campi di studio, quindi stessa cosa che ho detto precedentemente, e abbiamo una borsa in particolar modo che è intitolata all'ambasciatore Ortona in scienze politiche e relazioni internazionali. La prossima. Vorrei citare un concorso Fulbright un po' particolare, che è il Fulbright Schumann Program. Questo programma promuove i rapporti tra Stati Uniti ed Unione Europea, perché l'obiettivo delle borse di studio Fulbright è sì in tutte le discipline, ma nel nostro caso è per promuovere i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Qualora invece il vostro progetto di ricerca fosse un progetto che si rivolge, cioè che si concentra sull'Unione Europea, può essere di tipo giuridico, sociologico, economico, ma abbiamo avuto anche borsisti di altre discipline che comunque si occupavano ad esempio di standard alimentari tra Unione Europea e Stati Uniti, quindi non necessariamente in una sfera di scienze sociali. E in questo caso il concorso cui fare domanda è il concorso appunto Fulbright Schumann Program, che
noi come Commissione italiana non gestiamo, viene gestito dalla commissione omologa a noi in Belgio, a Bruxelles, che tiene i rapporti con l'Unione Europea. Le caratteristiche sono molto simili alle nostre, quindi diciamo su questo sempre per non dilungarmi, sorvolo. Però le scadenze sono diverse e soprattutto non vi interfaccerete con noi come Commissione italiana. Io ci tengo a dire di fare molta attenzione a non, cioè a individuare il concorso più adatto a voi, perché quando noi ci ritroviamo nella nostra commissione domande, application per rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, ahimè, vengono scartate perché il nostro focus è sui rapporti Italia-Stati Uniti. La prossima. Qui in realtà forse diciamo andrei più rapida perché oggi il pubblico è giovane, quindi però ci tenevo a dire che noi abbiamo un altro concorso che è l'unico che è aperto a professori ordinari, però in realtà inizia sin dalla fascia dei ricercatori. Qui lo scopo è ben preciso ed è esclusivamente uno scopo, diciamo, di insegnamento, laddove sì, la ricerca può essere svolta, ma solo subordinatamente all'impegno dell'insegnamento. Ci sono solo queste quattro università dove è possibile svolgere questa borsa, che sono Northwestern, Notre Dame, Pittsburgh e Chicago. Per Chicago ci tengo a dire, qualora ci fossero persone interessate, il bando è aperto attualmente, scade il 30 giugno. L'interesse di Chicago è proprio su studi umanistici ed italianistica, mentre le altre tre università sono interessate anche a scienze sociali. Quindi, per esempio, a Pittsburgh l'anno prossimo andrà un economista, per fare un esempio. Ripeto, la partenza va concordata, c'è meno flessibilità sulle date di partenza perché vanno concordate con l'università, che deve inserire il borsista nell'ambito della propria offerta didattica, mentre coloro che fanno ricerca a vario titolo possono scegliere liberamente i mesi di presenza negli Stati Uniti. L'ultima slide, ecco, vorrei dedicare gli ultimi minuti del mio intervento all'argomento del plagio. Noi prestiamo tantissima attenzione al plagio e negli Stati Uniti, con il Dipartimento di Stato, viene fatto un controllo veramente dettagliatissimo con, diciamo, l'uso dei software più nuovi che esistano, per la verifica che i progetti non siano stati appunto copiati, plagiati. Ci tengo a dirlo perché purtroppo abbiamo avuto vari casi in cui è emerso che anche brevi brani, anche frasi molto neutrali, molto poco personali, vengono comunque trovate, identificate e il borsista viene escluso. Peraltro, laddove anche questa, diciamo, venga trovato questo caso di plagio, l'esclusione è immediata. C'è una possibilità di appello, ma l'appello è dopo essere già stati esclusi. Anche il personal statement, le lettere di referenza, cioè non soltanto il progetto scientifico, vengono inclusi in questa verifica. Abbiamo avuto casi di esclusione proprio dovute a, diciamo, riscontri sul personal statement.
Ripeto, ci tengo a dirlo perché negli Stati Uniti c'è una cosiddetta zero tolerance policy sul tema e ormai i casi scoperti sono vari, per cui insomma raccomando a tutti di fare una grandissimissima attenzione se per esempio per il personal statement trovate dei sample online, veramente usateli esclusivamente come fonte di ispirazione, non li usate neanche due frasi uguali. E niente, insomma, diciamo, ecco, ci tengo a portare l'attenzione un po' di tutti a questo, anche perché, per esempio, se la lettera di referenza viene trovata che è stata copiata, si è esclusi anche se l'application è costituita da tantissimi altri documenti. Io grazie, e come vi dicevo, insomma, sono andata velocemente perché non volevo prendere troppo tempo, però noi rimaniamo assolutamente a disposizione di tutti. Qui ci sono i nostri contatti, il nostro sito, la mail è info@fulbright.it e niente, insomma, se avete domande oggi oppure in futuro, noi siamo sempre a disposizione. Grazie, grazie dottoressa Sartori per la presentazione, per aver dato una panoramica su quello che fa il Fulbright per i ricercatori e gli studenti in Italia. Io invito i partecipanti che avessero delle domande sia per la dottoressa Sartorio che per i panelist che seguiranno a digitarle abbiamo una funzione Q&A e se avremo tempo prenderemo alcune di queste domande, le porremo ai nostri panelist alla fine della discussione. Nella seconda parte di questo webinar l'idea è di fare una chiacchierata con dei borsisti Fulbright e quindi passo a introdurli velocemente. Si tratta di Monica Brienza, Cristiano Longarini, Sandra Piccicuto e Lorenzo Rossini e leggerò un po' di cose su di loro e poi vi porrò delle domande. Allora, cominciando con Monica. Monica Brienza è ricercatrice a tempo determinato all'Università della Basilicata. Ha fatto il suo dottorato in Francia presso l'Université de Perpignan via Domizia su processi avanzati di ossidazione a energia solare ed è stata borsista postdoc Marie Curie presso l'Università di Salonicco, un secondo postdoc all'Università di Montpellier e poi Fulbright presso l'Arizona State University. Si occupa di contaminanti ambientali e in particolare della loro rimozione sostenibile in contesti decentralizzati. E una parte della sua ricerca è incentrata sul trattamento terziario delle acque di scarico e sullo sviluppo di tecnologie ibride da utilizzare in agriculture. È stata di recente nominata principal investigator di un progetto finanziato dalla Commissione europea che ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni per una gestione più sostenibile delle risorse idriche e dei sistemi agroalimentari nel Mediterraneo. E poi magari chiederemo delle domande specifiche a lei più tardi. Cristiano è al terzo anno del programma di dottorato in astrofisica presso l'Università di Milano. E nella sua tesi di dottorato cerca di rispondere a una domanda molto affascinante, ovvero come si formano pianeti come la Terra o Giove. E nel 2022 ha trascorso sotto l'egida della Fulbright come visiting research student un periodo di 6 mesi alla Stony Brook University nello stato di New York e lì ha avuto l'opportunità di ampliare il suo network scientifico ed è stato coinvolto in progetti, una serie di progetti scientifici su cui ancora lavora. E l'anno prossimo visiterà l'Institute of Astronomy dell'Università di Cambridge in Inghilterra come postdoc. Sandra Piccicuto, Sandra Maria Benedetta Piccicuto, si è laureata nel 2017 in giurisprudenza alla Bocconi di Milano e di recente ha vinto il concorso come magistrato ordinario in tirocinio ed è dottoranda in giurisprudenza, diritto penale, presso l'Università degli Studi di Catania e si occupa di responsabilità penale delle imprese. E nel 2021 ha trascorso un semestre come visiting researcher Fulbright presso la School of Law della University of Iowa. E last but not least, Lorenzo Rossini, bolognese,
Si è laureato in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Bologna e ha conseguito la laurea magistrale presso il Politecnico di Torino. E grazie alla Fulbright ha continuato poi i suoi studi all'Università of California a San Diego, dove ha fatto il suo dottorato di ricerca in ingegneria, focalizzandosi in particolare su metodi diagnostici che sulla base di immagini mediche come le TAC, e ultrasound, eccetera, vengono utilizzati per l'analisi del flusso sanguigno nel cuore. E Lorenzo ha poi brevettato le metodologie innovative descritte e studiate nella sua tesi dottorata, ha due brevetti sotto il suo nome. E dal 2020 Lorenzo lavora presso la McKinsey nel campo del management consulting, un po' in giro per il mondo, negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Si occupa di strategie, corporate digital ventures e trasformazioni commerciali con aziende e clienti nel settore medico-tecnologico e in quello della sostenibilità. Quindi, come potete vedere, quattro profili molto diversi, con la Fulbright ha coperto un po' degli spazi descritti dall'autoressa Sartorio. Ringrazio Monica, Cristiano, Sandra e Lorenzo per aver accettato il nostro invito a partecipare e farò a tutti un paio di domande, forse tre se avremo tempo. Volevo cominciare a chiedere una domanda molto semplice. Che consigli vi sentireste di dare a qualcuno che sta pensando di fare domanda per una borsa Fulbright sulla base della vostra esperienza nel processo di application, per fare domanda? Comincerò in ordine alfabetico con Monica e poi passerò a Cristiano, a Sandra e poi a Lorenzo. Cominciamo con Monica. Che cosa ci... Cosa consiglierei? Beh, consiglierei di farla la prima cosa è perché si inizia a imparare a scrivere un progetto di proprio pugno, quindi di proporre un qualcosa che si vuole fare nel proprio dominio, ovviamente confrontandosi con le disponibilità e le facilities che hanno nell'università dove si chiede di essere ospitati. E quindi è un qualcosa che per chi vuole, almeno nel mio settore in generale, per chi vuole fare ricerca, è uno step molto importante, quello di anche saper trasferire le proprie idee dalla mente a un foglio di carta e poi avere la possibilità di realizzarlo grazie ad un fellowship come è stato per me per la Fulbright. Ringrazio. Cristiano. Per quanto mi riguarda, mi sento di dare come consiglio di trovare un punto forte per la vostra application e quindi cercare di chiedervi il perché volete andare negli Stati Uniti, perché in quell'università, che può essere perché magari c'è un gruppo di ricerca interessante, c'è un professore che fa un tipo di ricerca particolare. E quindi cercare di trovare questo punto e costruirci intorno quindi un progetto penso che questo, cioè che se si riesce a convincere che è veramente necessario per la propria ricerca, per il proprio percorso di andare a visitare gli Stati Uniti, penso che questo sia un buon punto di partenza per una buona application. Grazie. Passiamo a Sandra. Sì, eccomi. Io credo che il consiglio migliore che possa dare sulla base della mia esperienza è richiamare la vostra attenzione su quelle che sono state le parole della dottoressa Sartorio di poc'anzi, quando descrivendo la finalità di Fulbright, ha sottolineato come questo sia essenzialmente uno scambio culturale, quella la vera finalità e la ricerca è il mezzo. Quindi io consiglierei di mettere passione essenzialmente nell'application, di capire in che misura si possa effettivamente essere degli ambasciatori culturali, cosa si vuole esportare e cosa si desidera importare al ritorno dell'esperienza. Quindi più che o soltanto che l'aspetto accademico, direi proprio di focalizzare su tutto quello che è il profilo culturale in senso ampio. Sì, questo è un ottimo punto. Vediamo Lorenzo se ha qualcosa... No, grazie ancora per tutti gli interventi. Direi che anche a me è venuto in mente la parte sulla, diciamo, la rappresentazione culturale dell'Italia, quindi l'idea non solo di andare negli Stati Uniti per fare ricerca, che sicuramente è importante e fondamentale, ma anche considerare quello che l'Italia può esportare
non solo in termini di classici stereotipi, ma anche in termini di talenti e preparazione che noi tutti, e immagino anche molte dei partecipanti, possano esportare verso gli Stati Uniti e dimostrare che l'Italia non è solo pasta, pizza, eccetera, ma è anche una forte preparazione accademica e preparazione per il mondo del lavoro. Voi siete sicuramente quattro esempi di eccellenza dell'Accademia Italiana, quindi noi siamo contenti di avervi qui. Volevo riprendere uno dei punti che uno di voi ha sottolineato. Quando voi avete scelto l'università in cui siete alla fine andati a studiare o a fare ricerca, avevate in mente, avete già contattato dei professori nell'università, oppure è stata una scelta semplicemente dettata dal... ho guardato, diciamo, quello di cui si occupavano e ho scelto quel posto, oppure avevate parecchie altre cose in mente ed è stata, diciamo, una scelta più difficile. Lorenzo. Sì, volentieri. E nel mio caso avevo già avuto un contatto con un professore spagnolo che era di San Diego, nel South California, San Diego, e con cui avevo già collaborato qualche anno prima, e quindi è stato, diciamo, una decisione molto targeted di andare in South California, San Diego. Avevo fatto anche altre applicazioni in altre università della California, ma nel mio caso ero già in contatto con un professore che tra l'altro aveva anche ricevuto una Fulbright, quindi forse verrà fuori dopo. Esatto, verrà fuori dopo, ma sicuramente c'è un network effect, quindi se uno riceve una Fulbright sicuramente c'è un network di supporto e che apre tante porte, diciamo. Questa è una cosa molto interessante. Cristiano, forse tu avevi anche citato quindi la ricerca viene prima della domanda stessa. No, anche per quanto mi riguarda, anche io avevo le idee abbastanza chiare rispetto a dove andare, perché avevo una collaborazione con il professore che sono andato a visitare alla Stony Brook University. E inoltre questo professore ha collaborato molto con il mio supervisor, con il mio attuale supervisor, quindi la scelta è stata abbastanza naturale. E quindi sì, non è stata una scelta difficile, era abbastanza naturale Anche tu avevi un'esperienza del genere, cioè avevi cercato molto, avevi identificato il programma, oppure è stato più... Io non avevo le idee chiarissime, per così dire, nel momento in cui mi sono approcciata alla borsa, ho cercato di risolvere mettendo a sistema due fattori. Da una parte ho cercato un professore che potesse nel percorso di tesi che stavo svolgendo in Italia, con cui quindi condividere essenzialmente le stesse domande di ricerca. E poi ho cercato di coniugare questo aspetto con quello del luogo per me ideale, perché cercavo un'università che sia come dimensioni che come collocazione geografica potessero darmi un'esperienza che io immaginavo un po', diciamo, più autentica in una certa misura, cioè un qualcosa che non avrei fatto diversamente, con esperienze più brevi o di seminari e così via. E così sono approdata in Iowa. Monica, qual è stata invece la tua esperienza su questo particolare aspetto? Allora, io, ho fatto quasi 10 anni in giro per l'Europa, quindi, e anche partecipando a conferenze internazionali, nel mio network non avevo collaboratori, diciamo, in America. Però grazie al mio network europeo, dei colleghi del Portogallo mi misero in contatto con un professore a me sconosciuto, e dopo un paio di chiacchierate su Skype, tra l'altro è un professore spagnolo che lavora in Arizona, ci siamo trovati bene, ci sono piaciute le nostre idee, sia, voglio dire, scientifiche, ma ovviamente io porto con me anche un bagaglio di 10 anni di vita intorno in 5 paesi diversi, quindi bene o male per me non mi spaventava il fatto di non conoscerlo, di non essere una persona a cui
avessi letto degli articoli o cosa. Sapevo che ad ogni modo sarebbe stata comunque una bella esperienza, perché in generale si cresce sempre in queste esperienze, sia culturalmente che personalmente. Per me era la prima volta poi appunto in America e sinceramente ancora oggi collaboriamo, e durante il mio periodo lì c'era una ragazza che appunto voleva fare un'application per la Fulbright e l'ho anche aiutata, seguita, un po' diciamo, essendoci passata, un po' come si scrivono un po' i progetti, come era l'interview, dare dei suggerimenti se mi trovavo bene o meno. Quindi nel mio piccolo diciamo che ho anche fatto un po' diciamo di spread di queste opportunità, che forse in alcuni versi in Italia forse ancora non è molto conosciuta, ecco. Mm-hmm. Forse bisogna lavorarci un poco. Noi cerchiamo di fare esatto. Per me è stata un po' una scelta scatola chiusa, ma poi è stata una scatola di cioccolatini bellissima, nel senso che sono stata bene e ancora oggi collaboro e scrivo progetti e articoli con loro, quindi grazie. Va bene. Ok, no, allora volevo, la mia seconda domanda più generale era un po' un follow-up di quello che voi mi avete detto, cioè quanto è stata utile la Fulbright per il prosieguo della vostra carriera? Cominciare da Cristiano, faccio un po' random. Ma allora, è stata veramente molto utile, ho imparato molto da questa esperienza. Da un punto di vista personale, è stata la prima volta che mi sono trovato a vivere da solo in un paese estero, e quindi con diciamo, la parte positiva e eccitante che comporta, quindi conoscere nuove persone, vedere nuovi posti e conoscere una nuova cultura, però anche quella parte più difficile a volte, che comunque essere molto lontano può essere difficile. Quindi da questa esperienza sento di aver imparato molto personalmente. Per quanto riguarda invece un ambito più accademico, questa esperienza è stata fondamentale anche per il proseguo del mio progetto di ricerca e del mio dottorato, e mi ha permesso di portare avanti questo progetto, di concludere un progetto molto importante per il mio dottorato e anche di costruire un network di collaborazioni che mi porterò avanti anche nei prossimi anni, indipendentemente da dove sarò. Sandra, volevo invece chiedere la tua esperienza, come la Fulbright ti ha aiutato poi nel prosieguo della tua carriera. Tu adesso sei un magistrato. Sì, esattamente. Quindi un po' anch'io, come già ha fatto Cristiano, credo di dover distinguere i due piani, perché la Fulbright sul piano strettamente professionale è stata utile per me nella misura in cui mi ha consentito e mi sta ancora consentendo di completare il mio percorso di dottorato. Sono ancora in contatti col tutor che ho avuto lì negli Stati Uniti e che sarà anche il mio correlatore qui in Italia. Tuttavia, appunto, come dicevi, con ogni probabilità non continuerò, ecco, più di tanto la carriera accademica, avendone intrapresa adesso un'altra. Quindi ciò che io mi porto dietro, e secondo me è stato il vero valore aggiunto di questa esperienza, un po' appunto come diceva anche Cristiano, è la crescita personale che ho avuto durante il periodo negli Stati Uniti, sia perché mi sono confrontata con me stessa, che perché ho avuto modo di fare una rete del tutto nuova, di misurarmi con una realtà diversa, di darmi anche degli spunti, un'apertura che mi porto dietro e ne faccio tesoro, diciamo, anche appunto non soltanto sul piano accademico, quanto più su quello umano in senso ampio. Quindi secondo me è un'esperienza consigliatissima anche nel caso in cui poi non si continui necessariamente soltanto su quella strada. Ecco, volevo sottolineare questo. Grazie. E forse Lorenzo anche ha avuto un'esperienza simile, giusto? Sì, sicuramente. Direi che quello che ho menzionato prima è il fatto che all'inizio, appena ricevuto la Fulbright, è stato molto utile per avere subito un contatto col professore con cui ho lavorato all'università, e anche lui un Fulbright alumni spagnolo. E poi direi che dal punto di vista della seconda parte della carriera, quindi dopo la Fulbright, a avere sul curriculum il tra virgolette marchio Fulbright è stato molto utile nel cercare lavoro e nel, diciamo, avere opportunità in posizioni particolarmente competitive, quella in cui sono attualmente a McKinsey. Quindi, diciamo, è un sigillo di garanzia per chi vi vorrà
diciamo, arruolare nella loro forza lavoro. E Monica, tu invece sei rimasta in ambito accademico e volevo chiedere anche a te se la Fulbright ha arricchito alla fine il tuo bagaglio di esperienze, che era già ampio, e in che modo? A me ha arricchito tanto in un qualcosa che io non avevo, cioè ad esempio l'insegnamento, perché essendo cresciuta scientificamente all'estero e non si fa fondamentalmente insegnamento se sei un ricercatore e non insegni, con la Fulbright, oltre a, ovviamente a aver ottenuto una buona produzione scientifica durante il mio periodo, ma ho anche avuto la possibilità di fare l'affiancamento al professore, al tutor della Fulbright durante le sue ore di insegnamento. Quindi per me è stato importante anche vedere com'è l'insegnamento accademico nelle università in Arizona e ad esempio ora, il prossimo anno, che avrò mi assegneranno un corso all'università dove lavoro, molto probabilmente lo farò un po' all'impronta americana, perché mi è piaciuto di più, molto interattivo, molto pratico, molto dinamico, cioè non è un po' per far uscire anche un po', diciamo, un trasferimento un po' al contrario, voglio portare un po' di innovazione nell'insegnamento. Questo è quello che mi ha dato a me, diciamo, per la mia carriera accademica. Grazie. E volevo chiedere a tutti voi se voi avete la vostra relazione con la Fulbright è stata semplicemente una relazione, questa è l'istituzione che sta pagando, diciamo, i miei studi, la mia ricerca, oppure la Fulbright vi ha aiutato in altri modi, se aveva un altro tipo di assistenza, vi forniva un'assistenza di un altro tipo quando voi siete stati negli Stati Uniti. Cristiano, cominciamo da Cristiano. Diciamo che durante il mio periodo negli Stati Uniti ho sempre avuto contatti con la controparte italiana, ma anche la controparte americana. Quindi Fulbright. C'è un contatto continuo con noi. Sì, c'è un contatto. Una volta che si arriva negli Stati Uniti viene assegnato un advisor che è stato molto, molto utile per questioni più pratiche, per esempio anche dell'aiuto per cercare magari una accommodation o appunto questioni più pratiche proprio della vita di tutti i giorni, come anche per questioni magari più incentrate sulla ricerca o comunque sul lavoro che stavo svolgendo lì. Quindi sì, è stato un dialogo continuo e quindi è stato molto, molto presente durante il mio periodo negli Stati Uniti. E Sandra, tu hai un'esperienza molto autentica americana, è stata sì, lo stesso tipo di contatti con i rappresentanti Fulbright o era... In parte sì, ricordiamo anche che comunque era periodo, diciamo, ancora di pandemia. Quindi si faceva anche molto, diciamo, da remoto, ho sempre sentito la loro assistenza, diciamo, la loro presenza. Però tornando proprio a quella che è stata la domanda, io direi che più che altro è stato un bellissimo biglietto da visita che mi ha consentito davvero di incontrare essenzialmente tutti i professori, i ricercatori a cui mi sono rivolta presentandomi appunto come borsista italiana lì in visita. Devo dire, sono sempre stata accolta con grande entusiasmo e sono anche entrata in quella che era un po' la rete dei Fulbrighter anche statunitensi che erano già venuti in Italia, perché ad esempio molti professori che ho conosciuto lì statunitensi avevano fatto questa esperienza. E in questo modo appunto mi sono sentita, devo dire, parte di una comunità, non soltanto, diciamo, dei ragazzi del luogo, degli altri studenti rispetto ai quali io mi collocavo un po' in una fascia di mezzo, perché, diciamo, avevo essenzialmente l'età degli studenti, ero un po' troppo grande per essere studente, un po' troppo piccola per essere con i professori, diciamo, ma sono riuscita in questo modo un po' a interfacciarmi con tutti. Mentre in quel periodo in Iowa credo che fossi l'unica italiana in quei mesi con quella borsa, quindi non ho avuto modo di incontrare gli altri ragazzi. Solo fatto qualche tentativo con i ragazzi di Chicago, ma non siamo riusciti mai a coordinarci, purtroppo. Ok, io voglio adesso... ci sono un paio di domande per la dottoressa Sartorio, che forse lei... interessata a rispondere. Una è un po' più semplice, l'altra un po' scabrosa.
E la prima più semplice è che c'è un participant che chiede: non ha notato borse di visita di ricerca per studenti della magistrale. Quindi esistono borse per periodi di ricerca per studenti non di dottorato, per esempio per lo svolgimento di una tesi magistrale di svariati mesi? No, purtroppo la risposta è no. Ciò che è possibile fare con una laurea magistrale, anzi mi correggo, con una laurea triennale e non necessariamente avere già conseguito una laurea magistrale, è fare domanda per un master negli Stati Uniti, come accennavo prima, ma per un vero e proprio percorso di conseguimento di un titolo accademico, non un periodo di ricerca come hanno fatto, diciamo, gli speaker di oggi. Volevo dire una cosa generale che è venuta fuori dai commenti dei nostri borsisti, che innanzitutto ringrazio perché tutti hanno fatto una bellissima, insomma, descrizione della loro esperienza, e cioè che noi, siccome la prima domanda era un consiglio per fare domanda negli Stati Uniti, eccetera, noi abbiamo una rete di mentor, cioè di borsisti italiani che sono rientrati e che volontariamente offrono il loro tempo per dare consigli a futuri candidati. Questo elenco noi lo aggiorniamo tutti gli anni in base appunto alla disponibilità della nostra rete di borsisti, e tutti coloro che sono interessati a ricevere questo tipo di consigli possono vedere l'elenco sul nostro sito e liberamente contattare tutti coloro che sono appunto mentor. Quindi, insomma, volevo un po' dire anche questo. D'accordo, grazie. Poi la domanda più scabrosa è quella sul vincolo dei 2 anni, sì. Il ritorno in Italia dopo il periodo di studi all'estero, e c'è un participante, sì, che chiede se questo vincolo è inderogabile, nel senso che... Allora, è possibile. Sì. Ok, allora, lei... Sì, sì, no, la domanda l'ho letta, siccome lui ha scritto, dice: se ho capito bene, il programma è fatto per chi rientra in Italia. Sì, ha capito bene, il programma è per chi rientra in Italia. La risposta è questa: se si va negli Stati Uniti a fare un intero percorso di dottorato di ricerca, naturalmente il visto verrà esteso per tutta la durata del dottorato. Quindi, in quanto a visti, non ci si deve preoccupare, perché si arriva come borsisti Fulbright e si rimane per i 5 anni. Quanto invece alla cosiddetta regola dei 2 anni, quella è irrevocabile, cioè rimane a tutti, anche se si rimane negli Stati Uniti 5 anni, vi è comunque l'obbligo di rientro in Italia per almeno 2 anni. Capisco la perplessità, perché dice: ah, ma se uno poi si rifà una vita negli Stati Uniti dopo 5 anni, noi anche lo capiamo, però il percorso Fulbright è per coloro che veramente vogliono tornare in Italia. Se queste sono le proprie priorità, sono più che legittime, ma non è questo il programma adatto a voi. Non c'è nulla. No. Infatti io volevo chiedere a Lorenzo, che adesso lavora negli Stati Uniti, la sua esperienza, che lui è tornato in Italia e poi dopo 2 anni... Certo, assolutamente, sì, ovvio. Sì, esatto. Quindi, diciamo, io ho finito il mio dottorato nel 2017, fine 2017, poi ho fatto 5 anni di dottorato, ho fatto un paio di anni ancora come postdoc nella stessa università, e poi ho deciso che, diciamo, il percorso accademico non era il mio percorso, e quindi sono uscito nel mondo, diciamo, fuori dell'accademia. Ho iniziato a lavorare a McKinsey a Los Angeles nell'ultimo anno del mio academic training, quindi il periodo che dopo il dottorato il visto permette di rimanere negli Stati Uniti, e poi sono tornato in Italia sempre con McKinsey per 2 anni. Dopo questi 2 anni ho deciso di poi ritornare negli Stati Uniti, e quindi diciamo che probabilmente non era scritto e pensato fin dall'inizio questo andata e ritorno, però insomma ovviamente
la vita capita e ci sono cose che si possono fare dopo 2 anni in Italia. Nulla preclude a qualcuno. Esatto. No. Onestamente, no, ma tra l'altro in Italia sono quasi stati positivi da un certo punto di vista per vedere com'è la differenza, e nel lungo periodo onestamente credo che tornerò in Italia magari tra altri 2 o 3 anni. Dottoressa Sartori, lo volevo dire. No, confermare che sono tantissimi i nostri borsisti che hanno seguito questo tipo di percorso, e tra l'altro sono tanti i borsisti che sono membri dell'ISNAF proprio perché rientrano in Italia, però poi tornano negli Stati Uniti, e noi siamo ben felici di questi loro percorsi. Non è possibile una linea di continuità. Certo. E una cosa tecnica, bisogna tornare in Italia o un paese dell'Europa? Allora, diciamo che se si vuole avere la certezza dei 2 anni si deve tornare in Italia. Laddove invece che in Italia si va in un paese terzo, si apre un'area un po' grigia in cui sarà il governo americano nel valutare se questo allontanamento dagli Stati Uniti costituisca diciamo i 2 anni. In generale posso dire che se i borsisti dopo l'America vanno in un, diciamo, fuori dall'Europa è più difficile. Se invece vanno, non so, adesso dico per dire in Francia, è più facile che venga accolta la domanda, cioè che i 2 anni vengano computati anche in Francia. Okay, la ringrazio. E l'ultima domanda, perché poi dobbiamo chiudere, la voglio rivolgere ai nostri borsisti. C'è una domanda nella chat, nella QA, che chiede: per quelli che hanno fatto le borse postdoc, quindi immagino Monica, può essere forse la migliore esperta, se si può scegliere il periodo di soggiorno, se è flessibile, e nella sua esperienza qual è la durata consigliata? 3 mesi sono troppo pochi, 6 mesi sono anche poco, 1 anno è troppo lungo, qual è la durata che tu consiglieresti a chiunque sta pensando di fare un periodo di borsa postdoc? Allora, dalla mia esperienza, il minimo è 1 anno, nel senso che i primi 3 mesi ci si adatta, soprattutto se al limite non conosciamo la lingua locale, perché non è che ovunque si parla inglese, sono anche paesi dove hanno delle difficoltà in questo, come la Francia, per esempio, preferiscono parlare francese, no? E poi si hanno quei 9 mesi accademici che poi ti possono permettere anche di portare poi alla fine completare la tua esperienza non solo personale ma anche professionale. Secondo me 1 anno è il minimo che uno deve considerare per poter fare una buona esperienza, sia per la ricerca che per all'estero, ovunque esso sia, voglio dire, sia in America che in Europa. E per la Sartorio, la Fulbright può essere può finanziare più di 1 anno o ci sono dei limiti anche? Allora, no, la nostra borsa ha una durata massima di 1 anno accademico. Se si fa il dottorato di 5 anni, come accennavo, noi finanziamo il primo anno, che è, diciamo, il momento in cui serve di più il supporto finanziario. Poi i borsisti se la cavano sempre da soli, perché come PhD fanno da teaching assistant, eccetera. E gli altri percorsi sono più brevi, loro sono stati 6 mesi, la borsa di ricerca varia tra i 4 e i 9 mesi, quindi diciamo un altro, non si pone. Diventa una cosa diversa. D'accordo, siamo alle 9, siamo stati puntualissimi e molto efficienti. Ringrazio tutti, ringrazio la dottoressa Sartori, ringrazio Monica Brienza, Sandra Piccicuto, Lorenzo Rossini, Cristiano Longarini, Elena e l'ISNAF in generale per averci aiutato, Giuseppe per aver essere stato così puntuale nella parte tecnica. E io mi sono divertito, ho imparato un sacco di cose in quest'ora. E spero che questo sia utile per quelli che sono in Italia, per qualsiasi dottorati o quelli che stanno pensando a un dottorato, ricercatori, per aver conosciuto e capito un po' di più che cos'è la Fulbright. E grazie per aver raccontato la vostra esperienza e per averci dato tante informazioni utili.
Grazie mille a voi, grazie, grazie mille, vi salutiamo. Arrivederci. 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 Grazie.